Che idea star lì a spiarmi, zio Ugo. Non chiamarmi zio Ugo. Credevo ti piacesse. Prima forse. Ora non più. Ti ho ordinato delle sarde sott'olio per colazione. So che ne sei molto ghiotto. Sei una cara fanciulla. È tardi. Perché non te ne vai a letto? Che cara fanciulla. Voglio scusarci il disturbo. Mi chiamo Andrews, il tenente Janacek. Fortunato. Piacere. Cosa posso fare per voi? Lei conosce un certo Robert Brannum? Brannum? Sì, certo. Ma perché? Gli è successo qualcosa? Sì, signor Emerick. Il cadavere è stato ripescato stamattina. Oh, santo cielo. Ma non è annegato. Aveva un foro nel petto. Le hanno sparato. Confesso che sono veramente... esterrefatto. Robert Brannum assassinato. Oh, santo cielo. In tasca aveva una lista di nomi scritta sulla sua carta intestata. Conosce questa gente? Oh, sì, sì, è un elenco di miei debitori. Brannum lavorava per me, cercava di riscuotere dei miei vecchi crediti, senza molto successo, devo dire. Le consta che abbia minacciato qualcuno di questa lista? Minacciato? No, certamente no. Lei esclude che ci sia una relazione tra il lavoro che faceva per lei e la sua morte? Assolutamente. L'ha visto di recente? Vediamo, mercoledì sera in questa stanza. Sì, ripassammo assieme quella lista. Il dottore dice che è morto tra l'uno o le due di stamani, poco dopo il furto alla gioielleria Belletier. Pensiamo che ci sia una relazione. Uno dei ladri è stato ferito, lo sappiamo. C'era del sangue sul pavimento. Forse era di Brannum. Forse è morto in auto e gli altri l'hanno gettato nel fiume. Oh, no, no, no. Poteva non avere molti scrupoli, Brannum, ma non era un criminale. E invece, a mio giudizio, quello di ieri notte è un colpo da professionisti. Oh, un'ultima cosa, signor Emerick. È solo una formalità. Vuol dirci dove si trovava lei ieri notte? Sì, certo. Ma è necessario? Temo di sì, signor Emerick. Beh, amici, alla mia età si confessano malvolentieri certe cose. Ma ho un appartamento sul fiume, vi abita Miss Finlay. E ieri sera sono andata a trovarla verso le 11:30, mi sembra. Restai là parecchio. La signorina potrà confermarlo. Pronto, Angela? Sì. Sono Ugo. Oh, zietto, qualcosa che non va? Senti, piccola, forse verrà a trovarti la polizia. Tua moglie? No, no, la ragione è un'altra. Probabilmente ti chiederanno se mi hai visto ieri sera. Ascoltami bene, devi dire che sono stato lì con te, diciamo, dalle 11:30 fino alle 3 del mattino. Quasi tutta la notte. È chiaro? Ma sì, caro. Sì? No, 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 si tratta di politica, vecchia, sporca politica. Bene, richiamami più tardi. Sì, sì, ti richiamerò. Ricordati. Sì. Ma Ugo, sei bianco come un lenzuolo. Cos'è successo? Ho avuto una cattiva notizia. È morto uno che lavorava per me. Oh, mi dispiace. Un incidente? No. No, lo hanno assassinato. E sanno chi è stato? No. Oh, Ugo, quando penso che il tuo lavoro di avvocato ti fa avvicinare tanti criminali, ho il terrore che... Oh, non hanno niente di speciale, i criminali. In fondo il delitto è solo una forma sinistra della lotta per la vita.